Come al solito, in questi giorni si sente parlare di Islam e più specificamente di Rajm, cioè lapidazione. È giusto che le persone siano inorridite al solo pensiero di questa pena. Insomma, è lì apposta come deterrente. Nessuno avrebbe l'idea di essere lapidato, no? Ma facciamo un passo indietro, o meglio, avanti. Oggi l'Occidente vive la peggior crisi morale ed etica nella sua storia. Il numero di embrioni indesiderati abortiti è alle stelle. E non parliamo di casi particolari o rari, di aborti per cause di forza maggiore, ad esempio, ma parliamo anche di aborti decisi per il solo sesso del bambino. Solo quest'anno e fino a questo momento in cui state guardando questo video con me, ci sono stati più di 30 milioni di aborti. Ed ogni anno i bimbi uccisi sono circa 73 milioni. Sono numeri assurdi. E cioè più di 200.000 aborti al giorno. Prima ho parlato di crisi morale perché a difendere questo scenario orrendo, da distopia e orrore, ci sono migliaia di persone al mondo. Ci sono donne che marciano con slogan infondati e fragili, come corpo mio, scelta mia, my body, my choice, eccetera. Stanno praticamente chiedendo di avere il diritto di uccidere bambini in modo sicuro senza recare alcun danno all'uccisore, cioè alla madre. Ci rendiamo conto? Forse no, siamo nel 2023. Forse non ce ne rendiamo conto. Questa è la civiltà che tanto ammirano atei e secolaristi. Parlare forse non serve a molto. Quindi guardiamo assieme come avviene un aborto con le parole di un medico che ha deciso di smettere dopo aver effettuato più di 1000 aborti. First witness is Dr. Anthony Levitino. Dr. Levitino is a board certified obstetrician gynecologist. Over the course of his career, Dr. Levitino has practiced obstetrics and gynecology in both private and university settings, including as an associate professor of OBGYN at the Albany Medical College. And Dr. Levitino, we'll begin with you. Welcome. Thank you, Chairman and members of the committee. I only have 5 minutes, so I'm going to get right to it. Second trimester D&E abortions performed between roughly 14 and 24 weeks of gestation. Your patient today is 17 years old. She's 22 weeks pregnant. Her baby is the length of your hand plus a couple of inches. And she's been feeling her baby kick for the last several weeks, but she's asleep on an operating room table. You walk into that operating room scrubbed and gowned, and after removing laminaria, you introduce a suction catheter into the uterus. This is a 14 French suction catheter. If she were 12 weeks pregnant or less, basically the width of your hand or smaller, you could basically do the entire procedure with this. But babies this big don't fit through catheters this size. After suctioning the amniotic fluid out from around the baby, you introduce an instrument called a Sofer clamp. It's about 13 inches long. It's made of stainless steel. The business end of this clamp is about 2.5 inches long and a half inch wide. There are rows of sharp teeth. This is a grasping instrument. When it gets a hold of something, it does not let go. A D&E procedure is a blind abortion, so picture yourself introducing this and grabbing anything you can blindly and pull, and I do mean hard, and out pops a leg about that big, which you put down on the table next to you. Reach in again, pull out an arm about the same length, which you put down on the table next to you, and use this instrument again and again to tear out the spine, the intestines, the heart and lungs. Head on the baby that size is about the size of a large plum. Can't see it, but you've pretty good idea you've got it if you've got your instrument around something and your fingers are spread about as far as they go. You know you did it right if you crush down on the instrument and white material runs out of the cervix. That was the baby's brains. Then you could pull out skull pieces. And you have a day like I had a lot of times, sometimes a little face comes back and stares back at you. Congratulations, you just successfully performed a second trimester D&E abortion. You just affirmed her right to choose. Why did you end your practice of doing abortions? I did over 1,200 abortions over a 4-year period in private practice, not counting the ones that I did during my training. I met my wife during my first year of training at Albany Medical Center. We got married about a year later and found that we had an infertility problem. After years of failed infertility treatment and several years trying to adopt a child, we were blessed with adopting a little girl that we named Heather in August of 1978. As sometimes happens in those situations, my wife got pregnant the very next month, and we had 2 children 10 months apart. 2 months short of my daughter Heather's 6th birthday, she was killed in an auto accident and literally died in her arms in the back of an ambulance.
Anyone who has children might think they have some idea of what that feels like, but unless you've been through it yourself, you have no idea whatsoever. I know people find it hard to believe, but what do you do after disaster? You bury your child and then you go back to your life. And I don't remember exactly how long it was after my daughter died that I showed up at Albany Medical Center OR number 9 to perform my first second trimester D&E abortion. I wasn't thinking of it as anything special. This was routine to me. But I reached in, literally pulled out an arm or leg, and got sick. You know, earlier on, I described stacking up body parts on the side of the table. It's not to, you know, gross people out, to use a simple term. When you do an abortion, you need to keep inventory. You have to make sure you get two arms and two legs and all the pieces. If you don't, your patient's going to come back infected, bleeding, or dead. So I soldiered on and finished that abortion. And I know it sounds, as I said, hard for people to believe, but I'm telling you straight up my experience. You know, after over 1,200 abortions, first and second trimester, up to 24 weeks, and all the rest of it, and being very dedicated to it, for the first time in my life, I really looked at that pile of body parts on the side of the table. And I didn't see her wonderful right to choose, and I didn't see all the money I just made. All I could see was somebody's son or daughter. And I stopped doing late-term abortions after that, and several months later stopped doing all abortions. Fa male, vero? Sia quanto abbiamo visto, sia realizzare di essere stati ingannati e programmati per anni da un sistema che ci vuole schiavi e lontani dalla nostra stessa natura. Sinceramente è brutto dirlo, ma una cosa sembra ovvia. Nel mondo moderno occidentale il desiderio sessuale, l'adulterio e la fornicazione sembrano oltrepassare qualunque altra cosa, superano le leggi stesse, l'etica, il bene. Si concede di tutto pur di avere la libertà di fornicare ovunque e con chiunque. Per questo il numero di aborti è così tremendamente alto. Tutti questi bambini sono stati uccisi perché non desiderati. Non desiderati perché nati da rapporti magari con persone sconosciute, da ubriachi, sotto effetto di qualcosa, tutti rapporti fragili, fuori dal matrimonio. Quei bambini sono indesiderati perché sono il prodotto di fornicazione e adulterio, cioè fuori dal sistema geniale e superiore del matrimonio. Difatti, una delle saggezze dietro alla punizione per adulterio nel codice penale islamico è quella di impedire a quelle madri di uccidere altri bambini. Questa è un'amara verità, una di quelle cose che tutti sanno ma che nessuno dice. Nel Corano c'è una bellissima ayah dove molto curiosamente sono citate la fornicazione e l'uccisione assieme. Dice Dio subhanahu wa ta'ala: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Non è certamente un caso, visto quanto abbiamo detto poco fa. Così come il sistema secolare legifera, l'Islam legifera ed è un completo e perfetto stile di vita. Lo stato secolare in cui viviamo di fatto punisce chi lo oppone, parliamo dello stato moderno in generale, a volte andando anche oltre i limiti della libertà personale, della privacy. Avevamo ad esempio il Patriot Act americano, come esempio di controllo e applicazione della forza contro chiunque, anche solo lontanamente si pensi possa minare la sicurezza dello Stato. Il padre stesso del liberalismo, John Locke, così come grandi figure filosofiche come John Stuart Mill, Immanuel Kant e molti altri, erano pro alla pena di morte. Alcuni la giustificano dal punto di vista del contratto sociale, cioè il contrattualismo, promuovendo la pena di morte per chi lo viola. Altri la giustificano da una prospettiva puramente liberale. Ricordo che il liberalismo è praticamente ormai la religione dell'Occidente moderno. Dicendo appunto che se uccidere il criminale massimizza la felicità e il benessere sociale e allo stesso tempo riduce il danno alla società facendo da deterrente per la non ripetizione di questo crimine, allora la pena di morte è da supportare e da applicare. Io dico che se John Stuart Mill e John Locke fossero vivi ora, non so se i loro seguaci della loro stessa ideologia sarebbero molto d'accordo con loro. Il problema spesso è questa superficialità con la quale la gente comune o molte delle persone si affaccia a questi temi, perché manca la lettura, l'approfondimento e quando non si conosce è più facile criticare e seguire la massa.
È più facile puntare il dito all'Islam, distorcerne il messaggio, condividere falsità a riguardo, rispetto, non so, alla lettura di qualche libricino in merito, alla conversazione con qualche studente di scienze islamiche o con qualsiasi musulmano che conosciamo che ne sappia un minimo. L'ignoranza sicuramente è un terreno che dà i suoi frutti marci e questo lo vediamo ogni giorno e probabilmente sarà così anche nei commenti di questo stesso video. Un'altra cosa che ribadisco spesso, degna della nostra attenzione e riflessione, è questa. In che modo un ateo o un non religioso che non ha strumenti per dimostrare la validità oggettiva di ciò in cui crede essere giusto, giudica errato un comportamento di altri? In poche parole, da un punto di vista ateistico, noi siamo solo atomi e non ci sono assiomi là fuori o leggi oggettive, e cioè valide sempre e ovunque, che diano un senso al concetto di giusto e sbagliato. Un atomo non spiega perché rubare, uccidere, violentare, eccetera, siano atti sbagliati. Questo è il campo della filosofia, della religione, dove è Dio che ci dice cosa è giusto o meno in modo oggettivo, proprio per virtù del fatto che Lui è il creatore di tutto e unico vero legislatore. Un ateo non può avere una moralità oggettiva, e cioè non può affermare che una cosa sia giusta o sbagliata universalmente, cioè non può renderla esecutiva e più giusta di altre. E per questo Charles Dawkins, così come altri atei, e parliamo di Charles Dawkins perché è il più grande ateo probabilmente nel mondo, in un'intervista dice che il fatto che lo stupro sia sbagliato è arbitrario quanto il fatto che abbiamo sviluppato 5 dita invece che 6, parlando di evoluzionismo. E purtroppo è così, la verità è che l'ateismo non può avere una moralità oggettiva, né tantomeno provarla, dimostrarla. Alla fine un ateo è costretto a dire che le norme e ciò che è giusto o sbagliato dipendono dalla società. Perché? Perché dipendono dal puro intelletto, che però è diverso da una persona all'altra. E quindi, di conseguenza, è costretto a dire, alla fine, secondo la sua visione atea e naturalistica del mondo, che, ad esempio, un Hitler non ha fatto una cosa sbagliata commettendo il suo sterminio, perché la sua società era d'accordo con quanto stava facendo e l'intelletto di quelle persone li ha portati a quella moralità. Per questa ragione un ateo prima deve dimostrare a noi in che modo la sua visione del mondo è oggettivamente vera, e questo è impossibile da provare, e solo dopo potrà davvero criticare altre visioni o leggi esterne al suo paradigma. Ma parlando ora della pena della lapidazione, che tra l'altro è comune tra ebraismo, cristianesimo e islam, c'è molta confusione e incomprensione. Cercherò di chiarire meglio la questione leggendo ciò che scrisse l'inglese Guy Eaton, musulmano per 50 anni, che Dio abbia misericordia di lui, nel suo libro Islam and the Destiny of Man. Disse: le severe punizioni imposte secondo la legge islamica, sebbene meno severe rispetto a quelle vigenti in Europa fino a tempi relativamente recenti, rappresentano l'espressione di principi che non possono essere mutati per soddisfare la nostra convenienza. Quello che conta, tuttavia, non è che la punizione venga inflitta ogni volta che è appropriato, ma che il principio rimanga intatto. Il profeta disse al suo popolo di evitare le pene attraverso i dubbi. E qualsiasi strategia che eviti la pena senza mettere in discussione la legge è legittima. Si racconta di un avvocato dell'epoca di Harun, il califfo musulmano, che divenne ricco ed eminente dopo aver ideato un sottile argomento legale che salvò il califfo dall'accusare il proprio figlio di adulterio. L'occidentale potrebbe dire che questo astuto avvocato si è guadagnato una fortuna, distorto la legge per accontentare il suo signore. Il musulmano, d'altro canto, approva il suo comportamento perché ha trovato un modo per il califfo di mostrare misericordia senza offendere la maestà della legge. La severità della punizione per l'adulterio sottolinea la gravità di questo reato in una società basata sull'integrità della famiglia e sulla sua delicata rete di relazioni. L'esistenza della pena serve a fare il punto necessario, ma la sua applicazione è resa quasi impossibile, tranne nei casi di confessione volontaria, dalla condizione che 4 testimoni ineccepibili abbiano osservato l'atto in dettaglio e debbano sottoporsi alla fustigazione per spergiuro se il caso non sia ancora provato. La fustigazione è specificata come pena per una serie di reati, ma la legge non specifica quale strumento debba essere usato. E nei primi giorni dell'Islam, spesso non era nient'altro che un leggero sandalo o l'orlo di un vestito.
Questo era comunque tecnicamente una fustigazione. Il punto era stato fatto e la legge era stata rispettata. Un ladro può avere la mano tagliata, ma non se ha rubato per genuina necessità o perché la sua famiglia era affamata, o se ha rubato la proprietà dello Stato. Nota dell'autore che dice: a differenza dei sostenitori contemporanei della nazionalizzazione, i giuristi musulmani dell'antichità sostenevano, con una logica perfetta, che la proprietà pubblica è effettivamente pubblica e quindi molto diversa dalla proprietà privata. Ogni cittadino è coproprietario di ciò che appartiene allo Stato e un uomo non può rubare a se stesso. Continua poi Guy dicendo: lo spergiuro, anche in un caso civile, è un reato di massima gravità, in quanto è un reato contro la legge stessa, e l'abilità forense impiegata in una causa ingiusta è condannata. Voi portate dispute da me, disse una volta il profeta sallallahu alaihi wasallam, pace su di lui. Ma potrebbe darsi che alcuni di voi siano meglio in grado di sostenere la loro causa rispetto ad altri. Devo decidere in base alle prove che ho davanti. Se, per caso, esproprio il diritto di qualcuno in favore del suo fratello, che il secondo non lo prenda, perché in quel caso gli ho dato un pezzo di fuoco dell'inferno. La posizione di un giudice, come quella di un governante, è quindi invidiabile. Ci viene raccontato dai cronisti di un certo Pio nell'epoca degli Abbasidi, che irruppe nella sala udienze del califfo e lo denunciò in faccia per tirannia e ingiustizia. Disse il profeta una volta: il miglior jihad è una parola vera in presenza di un tiranno. L'uomo era già sparito quando il califfo poté concepire una punizione sufficientemente crudele per il suo caso. Fu nominato giudice e fu emanato un editto secondo il quale nessun giudizio da lui emesso sarebbe stato annullato da alcuna corte d'appello. Soldati furono inviati per riportarlo indietro per la condanna, ma non fu mai trovato. Nell'Islam il rigore della legge della Sharia è sempre oscurato dalla legge della misericordia, ma mai fino al punto di minare i principi duraturi che ne costituiscono la base. Un certo uomo a Medina si avvicinò al profeta, che la pace sia su di lui, per confessare un peccato e ricevere qualsiasi punizione fosse dovuta a lui, poiché, secondo un hadith, e qui dico io, di dubbia autenticità, è meglio vergognarsi in questo mondo che nell'aldilà. Nonostante l'autenticità, è comunque un significato valido. Continua lo scrittore dicendo: gli fu chiesto se poteva liberare uno schiavo, ma non poteva. Gli fu chiesto se poteva digiunare per 2 mesi, ma rispose che non poteva. Alla fine gli fu chiesto dal profeta se poteva fornire cibo ai poveri. Quando rispose che non poteva, gli fu detto di aspettare mentre il profeta, pace su di lui, rifletteva sulla questione. A questo punto qualcuno entrò con un grande cesto di datteri come dono per il profeta, che poi li consegnò all'uomo in attesa e gli ordinò di darli come sadaqa, cioè un dono per i bisognosi. «Devo darli a qualcuno più povero di me, messaggero di Allah?» chiese l'uomo. «Giuro per Allah che non c'è una famiglia più povera della mia tra le 2 pianure laviche di Medina». Il profeta rise fino a quando, si dice, i suoi canini furono visibili e disse al peccatore: «Allora dalli da mangiare alla tua famiglia». Ecco, come abbiamo sentito assieme, le pene nell'Islam, per essere applicate, hanno requisiti quasi impossibili. E nell'Islam, in tutto ciò, è condannato il vigilantismo, e cioè che la legge non è in mano ai singoli. Non può essere in mano ai singoli, dal punto di vista islamico. E l'unico che eventualmente può giudicare ed emettere questi verdetti è il governatore musulmano, o il giudice. Aggiungo, e questo è fondamentale da sapere, e prova come effettivamente sia quasi impossibile applicare questa severa punizione, che in tutta la storia islamica, e parliamo di 15 secoli, quasi 1500 anni, non si è mai verificato un caso di lapidazione per testimonianza. E gli unici rarissimi casi erano per volontà e confessione della persona stessa. Ma anche in quel caso c'era misericordia da parte del profeta sallallahu alaihi wasallam e un suo rifiuto di ascoltare la persona. Come riportato nella famosa storia di un compagno del profeta, pace su di lui, andato da lui per confessare il proprio peccato e avere la punizione prescritta. Ma il profeta, pace su di lui, si rifiutava di ascoltarlo e continuava a voltarsi dall'altra parte, finché l'uomo non ha insistito così tanto che il profeta ha dovuto chiedere agli altri se fosse pazzo. Dopo ha chiesto se fosse ubriaco e faceva di tutto per lasciarlo andare. Ma una volta che la gente gli disse che non era né pazzo né ubriaco, e il profeta intanto continuava
a chiedergli di andare e di pentirsi tra lui e Dio, l'uomo non ne voleva sapere niente. Solo questo episodio dimostra che Muhammad, il messaggero di Dio, non voleva punire le persone e che era davvero come lo descrive il Dio nel Corano: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. O Muhammad, non ti abbiamo inviato se non come misericordia per i mondi.